Allora, ragazze, buon pomeriggio. Sono qui con i tre prodotti famosi per raccontarvi appunto quali sono, a mio avviso, i prodotti anti-stanchezza, anti-fatica delle gambe in questo momento. Allora, non sono propriamente oppure solamente prodotti anticellulite, aspettate che li poggio perché ovviamente ce li ho tutti in mano, ma sono dei prodotti, come vi dicevo, proprio che danno sollievo alle gambe magari gonfie o comunque se state tanto in piedi con il caldo, se avete la sindrome delle gambe senza riposo, insomma, tutte queste cose qui, loro sono dei validi aiuti. Alcuni di loro sono importanti anche nel trattamento per la cellulite, ma di questo ne parleremo. Io li sto utilizzando tutti e tre e mi sto trovando molto molto bene anche in termini poi di compattezza, diciamo, della pelle, di grana proprio. Però ripeto, poi del discorso, diciamo, degli inestetismi della cellulite apriamo un altro video. Iniziamo col prodotto che già sicuramente conoscete perché nel mio canale lo avete visto spessissimo, costa poco ed è un prodotto molto molto interessante. È lo scrub al lemongrass e menta della Saponaria. È un prodotto che riesce a collegare, a coniugare il bisogno di idratazione della pelle con il bisogno di appunto di esfoliazione, quindi ha un grano molto molto grosso, molto importante, ma tanti tanti oli e tanti attivi. Quindi va ad utilizzare, come abbiamo già detto, mentre il lemongrass ha un profumo pazzesco che rimane nel bagno per tantissimo tempo, devo dire, e poi ha anche appunto rosmarino, ginkgo edera, quindi tutto ciò che va effettivamente poi a drenare ed aiutare a sgonfiare anche un pochino le gambe, a favorire il microcircolo, quindi ve lo straconsiglio, movimenti circolari sotto la doccia. Questo io in realtà ogni tanto lo utilizzo anche, questo è un tips, per fare i pediluvi e mi faccio magari uno scrub caviglie e piedi e anche lì già mi sento molto meno affaticata. Tra l'altro un pochino ne metto anche a sciogliere nell'acqua e quindi proprio devo dire che magari dopo aver fatto la sposa, i corsi trucco e tutta una cosa che comunque mi affatica ulteriormente oltre al negozio perché sto sempre in piedi e chinata praticamente, queste aiutano, questo aiuta tantissimo. Poi un'altra cosa che faccio tutti i giorni, questo onestamente non tutti i giorni, perlomeno non tutti i giorni sotto la doccia, cerco di farlo spesso in pediluvio come vi dicevo. Mentre una cosa che faccio assolutamente tutti, 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 tutti i giorni sono questi due, alternandoli. Allora, la mattina, se riesco, utilizzo questo perché tra l'altro sto facendo anche il loro protocollo per la cellulite e questo è Instant Slimming. Se riesco farò anche una diretta con Chiara di Zoé, questo è il prodotto Zoé, uno degli ultimi prodotti usciti. Questo costa un po' di più perché sta intorno ai 39 euro se non erro, ma è un prodotto favoloso perché è uno spray che voi andate a mettere dalla caviglia alle cosce, glutei anche volendo, e andate sempre lì a far assorbire con movimenti circolari, veloci, dal basso verso l'alto. E devo dire che fa tanto, questo è un drenante e io all'inizio non ci credevo, ma poi ho notato che effettivamente metterlo o non metterlo mi aiuta, mi fa drenare di più o meno, cioè proprio volgarmente vado a fare più o meno pipì. Non credo che sia qualcos'altro, qualche altra cosa astrale, perché in realtà ho fatto più prove e mi sembrava strano, ma posso dire che è lui. E quindi cerco di farlo, di utilizzarlo la mattina perché, come vi dicevo, appunto, vado a urinare di più, fare più plim plim, come dice qualcuno di famoso. Però, se non sono riuscita a metterlo la mattina, magari appena torno a casa, che mi vado a struccare, eccetera, eccetera, lo metto e poi, proprio la sera, prima di andare a dormire, metto questo che mi rinfresca tantissimo anche in queste giornate calde. Poi, se sono a casa, se ho più tempo, questa la metto anche più volte al giorno. E anche questa è spray ed è la Gambe SOS Extra Freschezza, vero, di Domus Solea. E anche questo non costa tantissimo, dentro ha il cipresso, l'olivo, la vite, insomma, ed altre cosine interessanti che ci permettono di dare
freschezza e respiro proprio alle gambe stanche. Anche con questo io mi comporto nello stesso modo, dalle caviglie, cerco anche un pochino i piedi, verso l'alto, movimenti circolari e veloci per cercare sempre di drenare un pochino. Rinfresca tanto, devo dire che poi magari se riuscite a stendervi dopo poco anche per combattere l'afa di questi giorni che penso che andrà solo peggiorando, aiuta, aiuta tanto. Vi segnalo una cosa importante, che in questi prodotti anticellulite, poi ripeto ne parleremo, di Zoe non ci sono fonti di iodio, ma in questa c'è comunque la caffeina. Ripeto, ne parleremo con calma, però vi sto dicendo questa cosa perché in realtà questi tre prodotti io li consiglio tranquillamente anche in allattamento e in gravidanza. Diciamo che poi magari, soprattutto in occasioni particolari, bene è consultarvi con il proprio ginecologo in gravidanza, però tendenzialmente il quantitativo che viene assorbito con questi prodotti a livello di caffeina è veramente poco. E quindi è insomma come prendersi un caffè in più, no? Ne abbiamo già parlato anche con altri prodotti, però ve lo segnalo, io l'ho utilizzato tranquillamente in allattamento e tranquillamente diciamo ci siamo confrontati con più professionisti che hanno a loro volta consigliato assolutamente i prodotti alle mie clienti perché effettivamente hanno questo potere drenante che soprattutto con questo caldo aiuta un pochino ad avere sollievo anche appunto come dicevo in gravidanza. Mi raccomando, l'ultima postilla, ovviamente per i prodotti drenanti in gravidanza confrontatevi sempre perché non sempre si può utilizzare tutto. Ecco, questa era così, giusto per aggiungere un puntino in più. Detto ciò, fatemi sapere se voi li avete utilizzati, se vi interessano, se siete particolarmente curiosi di qualche prodotto. Vi ricordo che comunque potete ordinare tramite social e indirizzo mail i prodotti perché se lo fate avete poi un omaggio molto, molto così generico, ma è in realtà un omaggio molto interessante. E dovete dire che avete visto il video. Ciao ragazze!